Siamo con il presidente della Corigliano Volley, Gennaro Cilento. Allora, torniamo qui nel palazzetto, registriamo una bell'aria, la squadra sta andando bene nei piani alti della classifica, ci saranno, ormai lo possiamo dire, i playoff, si tenterà il salto di categoria. Come sta questa squadra formata da corigliani che si divertono e fanno divertire? La squadra sta bene, si vede dai risultati che stiamo ottenendo. Oggi c'è la solita aria festosa al palazzetto. Io sono particolarmente contento di quello che i nostri ragazzi stanno facendo, perché ci siamo detti di puntare sul nostro vivaio. Sta rispondendo molto bene e stiamo ottenendo dei bei risultati. Certamente andremo ai playoff e certamente non andiamo lì per fare la comparsa, ma lotteremo fino alla fine per il salto di categoria. Tutti i ragazzi che erano magari giovanissimi racchettapalle o tifosi della Corigliano Volley dei tempi belli, però tutto sommato la società è rimasta uguale, è rimasta compatta e c'è anche uno sguardo al futuro. Sì, la società è compatta, ci siamo detti qualche anno fa che comunque non era finita l'esperienza del volley a Corigliano, era solo finita l'esperienza della volley di Serie A. Ora sospesa, questo abbiamo dimostrato che continuiamo a farlo, il gruppo è rimasto coeso, gli sponsor, comunque i nostri sostenitori sono sempre gli stessi e attendiamo sicuramente una congiuntura economica più favorevole, perché è chiaro che prima in me ma poi in tutti quanti i corianesi, i coriano-rossanesi, c'è questa esigenza di avere la grande volley a Corigliano. Certamente non è facile, non sarà immediato, però è chiaro che il nostro lavoro e il nostro sguardo è verso questi traguardi, se vogliamo, ambiziosi. Che cosa può cambiare anche dal punto di vista societario rispetto a una possibile riforma? Si parla di un campionato di Superlega, di una 2, una 3 che potrebbe magari riaprire le porte anche a squadre che non vogliono investire cifre spropositate. Sì, questa è una riforma di quest'anno dei campionati che è stata studiata dai vertici e che probabilmente porterà più squadre anche dalla provincia o anche del sud, soprattutto che sono quelle in maggiore difficoltà economica, ad affacciarsi alla Serie A. È una riforma in cui i risultati non si conoscono, li dovremo vedere, a me sembra un'ottima riforma, però bisogna vedere poi sul campo come funzionerà. Corigliano Rossano, adesso tra qualche mese avremo anche, diciamo, una nuova amministrazione, si parla tanto di cifre, slogan, la terza città della Calabria, però quanto ha sofferto la Corigliano Volley anche per questioni legate alla, non chiamiamo politica, ma mala amministrazione? Beh, noi abbiamo, devo dire, sofferto molto, le vicende del palazzetto sono note a tutti. Il palazzetto è ancora tuttora con grandi sacrifici da parte nostra in perfette condizioni, abbiamo dovuto fare diversi interventi di manutenzione ordinaria, anche qualcuno straordinario. Sono contento e sono contento appunto di dire che il palazzetto è tenuto perfettamente come abbiamo sempre fatto e che stiamo avendo la fiducia anche da parte dell'attuale amministrazione commissariale, ma che l'avremo anche in futuro. L'unione con Rossano ci creerà delle nuove prospettive sicuramente, creerà delle prospettive nuove anche e soprattutto dal punto di vista societario, perché vediamo il mio obiettivo è quello di integrare o di unire sicuramente le due società esistenti, in modo tale da poter in tempi non lunghissimi rinforzare economicamente la società e quindi cercare di ritornare nei posti e nei luoghi che, insomma, a cui siamo molto più abituati e che ci mancano a tutti sicuramente.